Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi, e per l'occasione sono anche in pigiama, andremo a vedere delle hack di Pokémon Sole e Luna, perché sì ragazzi, su internet e sul web in generale ci sono un sacco di persone che riescono ad entrare negli script del gioco e a creare delle cose veramente fantastiche. Oggi andremo a vederne alcune di queste e mi direte nei commenti qual è la vostra hack preferita tra tutte quelle che andremo a vedere. Mi raccomando, se volete vedere video comunque di questo genere, lasciate un bel mi piace e magari consigliatemi qualche altro video da analizzare insieme. Ovviamente in descrizione troverete il link del creatore del video nonché delle hack. Detto ciò, possiamo iniziare subitissimo con il video. Ok, eccoci qua, sta per iniziare, vediamo che cosa viene fuori. Allora, abbiamo qua il nostro personaggino as usual. In teoria dovrebbero essere delle hack legate, diciamo, alla possibilità di cavalcare vari Pokémon, però sinceramente non so quali, anche perché non sto ascoltando con l'audio, sennò poi viene male in registrazione. Allora, sta utilizzando il Pokepassaggio, va bene? Quindi, appunto, riguarda i Pokémon da cavalcare. E penso che abbia settato il Pokepassaggio in modo che ci siano altri Oddio! Oddio, cos'è? Cos'è? Ma no, ma no, ma come? Ma guardate la coda. Avete presente il gioco della matita? Il gioco, aspettate, il gioco della matita è quello che fa così, che la matita è molle. Uguale, cazzo. Madonna, ma che figo. Pony Wilds, ma vabbè, a parte il fatto che io dubito che un Charizard vada in giro così, però è una figata della madonna. Ma a essere capaci di fare ste cose noi, ragazzi, veramente sarebbe uno spettacolo. Oddio! Oddio! No, ma cos'è? Ma cos'è? No, ok, questo è orribile, non si può guardare. Questo non si può. Ma perché? Perché vai in orizzontale? Ma cosa? No, ok, questo è obiettivamente Zygarde è inguardabile. Ma poi non si siede neanche così con calma. Sì, certo, proprio vero, esatto. L'hai messo bene lo sprite, figliolo. Ma tra l'altro questo qua dovrebbe essere tipo polacco, una roba del genere, di uno di quei paesi lì. Ok, adesso che cosa con cosa se ne esce questo? Ho paura, sinceramente. Ok, ok, a parte il personaggio che ha le gambe tipo ovunque, però questo qua mi sembra caruccio, sinceramente. Poi? Ah, ok, no. Ok, perfetto, classica animazione robotica del personaggio. Ok, è molto statico questo Zygarde forma 10%, però ci sta, mi piace sinceramente. E... cosa? No, ti prego! Ti prego! Ma perché? Avevo appena finito di dire che mi piaceva e poi... Oddio, è inguardabile! Vi giuro, non si... No, 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 non puoi. Non puoi averlo fatto. Dio mio, che schifezza. Ok, vediamo. Adesso io sto cominciando ad avere sinceramente paura. Ci saranno anche i leggendari a sto punto fisso, se mi hai messo Zygarde. Tra l'altro mi crollano i capelli, sì. Sì. No, asco. Ma no, ma cosa? Ma perché? Perché? Ma è morto, sta morendo quel Solgaleo. Ma vi prego. Vi prego, qualcuno mi scrivete nei commenti, spiegatemi questa cosa. Ma sta affogando nella terra! Sta affogando nella terra! Grazie, madonna che sofferenza, veramente. Adesso ci sarà anche Lunala? Oddio, io ho paura di vedere Lunala. Ho paura di vedere Lunala. Perché? Perché? Ma perché è inglobato in Lunala? Oddio. Sì, esatto, proprio. Gli hanno creato le gambe, signori miei. A Lunala sono spuntate le gambe. Ti prego, mettine un altro. Non Lunala, non farlo, ti prego. Cosa sta facendo? No, allora. La prima era... Quella di Charizard era figa. Le altre sono... Non credo di aver compreso tutto della vita.
Sta falciando i campi questo, sta con le falci sta andando ad arare i campi per fare cazzo, la rotazione triennale. Oddio, sta spuntando in Cina con quelle robe. Aiuto. Con cosa me ne esci adesso? Ho un cazzo perché stiamo penetrando Niligo, che non è una gran cosa effettivamente. Perché? 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 Ditemi perché, vi prego. Io pensavo fossero cose serie. Cioè, pensavo fossero hack serie, invece mi ha trollato. Perché? 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 Perché è finito. È finito. Perché? La paura. Va bene, basta. Basta, stop al video. Ok, scrivetemi nei commenti qual è la vostra hack preferita, cioè quella che vi ha fatto più ridere. E nulla, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, un commento qui sotto e un'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Se volete consigliarmi altri video magari da guardare insieme a voi, fatelo pure qui sotto nei commenti. Mi raccomando, passate dai social e attivate la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui feed e su me in generale. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.